upgrade sulle demenze, dalle forme rare alle nuove terapie, alle scelte nella fase terminale. È questo il titolo del momento formativo destinato a geriatri, neurologi e psicologi e promosso dall'ASL VCO a Omegna. La lezione è stata tenuta da esperti di livello nazionale, non solo Alzheimer. Si è parlato di possibilità di diagnosi e inquadramento anche dei casi atipici e rari, delle opzioni per il trattamento del declino cognitivo, della scelta del miglior percorso verso la fase terminale del paziente, delle nuove frontiere in termini di ricerca. Ecco i temi che con i relatori dell'Upgrade affronteremo in questa puntata di Vivere in Salute. Quali i temi e gli obiettivi di questo convegno formativo? Ma è un punto importante, abbiamo deciso con i colleghi del quadrante, cioè quindi anche della provincia di Novara, Vercelli e Biella, oltre che del VCO, di riunirci oggi per parlare di aspetti importanti sulle demenze, affrontando punti oggi cardinali. Da un lato le forme strane, atipiche, che cominciano sempre più a essere ritrovate nelle popolazioni che ci arrivano negli ambulatori, e dall'altro anche un punto importante sulle scelte molto difficili delle fasi finali di queste malattie, che coinvolgono emotivamente non solo le famiglie ma anche i medici e gli operatori che se ne curano. E quali sono le cose più importanti che sono emerse da questo confronto tra professionisti? Il punto principale è quello proprio che dà il senso a questa giornata di oggi, è quello di aumentare le conoscenze da parte di tutte le persone che si occupano di questi argomenti e di aumentare la sensibilità su argomenti fino a qualche tempo fa considerati di importanza scarsa. Oggi le persone che ci arrivano sono molto più informate, chiedono molto di più a noi, quindi è un momento particolare di crescita culturale, approfittando anche della disponibilità dei relatori che sono venuti qui oggi, che sono sicuramente di livello nazionale e probabilmente anche conosciuti fuori dal confine italiano. Demenze atipiche e rare, quali sono i percorsi diagnostici e le opzioni terapeutiche? Ma fondamentalmente noi siamo circondati e invasi dalla malattia di Alzheimer. E questo di prendere in considerazione forme di demenza differenti è un problema innanzitutto culturale, cioè bisogna pensare che esistano. E la metodologia per identificarle esiste, perché significa innanzitutto prendere in considerazione la storia del paziente, ma la storia della sua famiglia, quindi spesso e volentieri la ricostruzione proprio della storia familiare, dell'ereditarietà. Molte di queste forme sono ereditarie. E allora arrivano in età per esempio più giovanile rispetto a quelle che invece siamo abituati a vedere in molte parti d'Italia, non in Calabria, perché per esempio in Calabria c'è una quota di forme ad esordio precoce molto importante su famiglie che noi abbiamo studiato, in cui è stata identificata una genetica molto, molto precisa. E allora, dicevo, queste forme di demenza tipiche e rare bisogna che i medici le conoscano, perché altrimenti tutto quello che noi non conosciamo non viene ricercato, e quindi è un problema fondamentalmente culturale, un problema di metodo. E io credo che oggi, di fronte ai colleghi delle unità di valutazione Alzheimer, che vedono i centri per le demenze, che vedono tutta questa serie di pazienti, bisogna esattamente riflettere, pensare che il percorso, la diagnosi, al di là di quelli che sono come dire, percorsi molto fermi e molto standardizzati, deve comunque essere sempre personalizzata. Parliamo di decisioni nella fase terminale della vita di un paziente. Come si procede in un momento particolarmente delicato per la famiglia? Questa è un'area ancora di grande interesse culturale ma anche etico. I temi sono molti, la valutazione deve essere una valutazione il più possibile obiettiva e basata su criteri di valutazione, su test di valutazione specifici, in particolar modo in una malattia così delicata che ha implicazioni sociologiche, culturali, diagnostiche come le demenze e le demenze correlate, non solo in termini di malattia d'Alzheimer ma tutte le malattie degenerative e neurodegenerative. Per la famiglia quali sono gli scogli più importanti e più dolorosi? Questa è una malattia che dà un lutto anticipato, nella misura in cui la valenza sociale di una diagnosi così pesante come quella di malattia dementigena ad evoluzione
avere, essere parenti, essere in un nucleo familiare con una patologia demenziale è un percorso ad ostacoli particolarmente gravoso, garantito il più delle volte in un 80% dei casi dai caregiver primari, che sono rappresentati dalla famiglia o dai pezzi di famiglia che resistono a questo tipo di patologie. E il ruolo del medico qual è in questo percorso? Il ruolo del medico è sostanziale, perché c'è una prima fase molto delicata delle sfumature dei sintomi che va gestita, va intercettata precocemente, poi va avviato a un centro di riferimento esperto in maniera tale da avvicinarsi il più possibile alla diagnosi, perché come abbiamo visto oggi ci sono forme difficili da diagnosticare che richiedono un expertise particolarmente intenso e competente e la capacità anche di andare a guardare più in là, nel senso di avere la curiosità di dare una dignità di diagnosi al paziente. Parliamo di demenze e di cure future. A che punto è la ricerca sui meccanismi in questo tipo di patologie e quali speranze al momento ci sono? Ma la ricerca da molti anni sta lavorando alacremente su molti punti che riguardano la patogenesi, l'origine e quindi delle demenze. I passi avanti sono stati enormi e in effetti a tutt'oggi abbiamo a disposizione dei ipotesi di trattamento in parte sperimentate, in parte testate su animali da esperimento, che anche se non ci hanno dato dei risultati in questo momento direttamente applicabili all'uomo, tuttavia ci fanno ben sperare che aumentando e approfondendo le conoscenze in questo campo arriveremo nei prossimi anni ad avere qualche approccio possibile. Una delle difficoltà in realtà nel raggiungere delle risultati convincenti a proposito delle demenze è che molto spesso, nella maggior parte dei casi, noi cominciamo ad affrontare le terapie nelle persone con demenza quando il processo è avanzato, perché abbiamo pochi strumenti per riconoscere le fasi precoci del processo degenerativo. E qui forse è il passo più importante che ci permetterà di trasferire alcuni dei risultati ottenuti sull'animale anche all'uomo, quando riusciremo a riconoscere le fasi precoci appunto del processo degenerativo, perché è molto probabile che alcuni trattamenti funzionino soltanto se siamo in grado di applicarli nei momenti iniziali della malattia e non nelle fasi più avanzate. Quindi forse questo è il passo che nei prossimi anni ci darà delle sorprese favorevoli. Ecco, come è possibile arrivare a questa diagnosi precoce? È ipotizzabile, non so, una specie di test? Si è proprio alla ricerca in questi ultimi anni di quelli che noi chiamiamo i marcatori biologici di malattia, che non si fondano quindi tanto su aspetti clinici, cioè su sintomatologia, perché questa in genere compare quando il processo degenerativo, cioè la perdita dei neuroni, è già in una fase avanzata. Allora la ricerca di questi marcatori biologici passa da dei marcatori, cioè la ricerca di proteine, ad esempio nel liquor o forse in futuro anche nel sangue, alla identificazione di aspetti neuroradiologici, quindi della risonanza magnetica, misurati in modo molto preciso e non grossolanamente affidati all'occhio dell'esaminatore, o ancora dei tecniche di medicina nucleare che ci fanno vedere direttamente nella persona i depositi ad esempio di proteine anomale. Su questi aspetti si stanno facendo molti passi avanti. Mi sembra di capire che al momento la possibilità di curare la malattia sia estremamente limitata a livello di farmaci. Quanto ci vorrà per arrivare a qualcosa di efficace o molto efficace? Sì, sul curare io credo che le possibilità ci sono di curarla, di guarirla. Credo che in questo momento non c'è nessuna possibilità in atto al mondo che dia la possibilità di poter guarire dalla malattia di Alzheimer e dalle altre forme, alcune quelle più sovrapponibili, di demenza. Ritengo che le cure possono andare, qualora funzionano, ritarderanno sensibilmente o meno il progredire della patologia, però l'anno scorso Obama, in un simposio mondiale su cui si parlava sull'Alzheimer, ha detto che la cura, e per cura credo che intendeva, o almeno quella è stata l'impressione, la guarigione, si possa avviare nel 2025, cioè più che avviare, avere. Certo è che noi non possiamo aspettare il 2025 a fronte di un grosso aumento di questo tipo di patologie, che è una patologia che, non dimentichiamolo, colpisce non soltanto il paziente ma anche la famiglia, i suoi cari e tutto il resto, con uno scombussolamento direi senz'altro notevole anche in termini di costi e di assistenza. I farmaci che abbiamo in questo momento servono a curarla. Laddove funzionano
servono in questi centri che vengono chiamati UVA, unità di valutazione Alzheimer, servono ovviamente a ritardare, ma già il punteggio del ritardo, anche una significatività di 1 o 2 punti al mini mental, che è una scala di valutazione nostra, può permettere sicuramente dei costi minori sia al paziente che alla famiglia, e soprattutto anche accessi di meno nei servizi sanitari nazionali, dove inglobano e ingolfano in un certo senso già alcuni pronti soccorsi che sono già di se per sé super affollati. Siamo al termine di questa puntata di Vivere in Salute. Per qualsiasi informazione potete chiamare il numero verde 800 307 114, connettervi al sito www.aslvco.it oppure scrivere a viverinsalute@aslvco.it, indirizzo utile anche per segnalarci argomenti di vostro interesse. Noi torniamo giovedì prossimo.